allo stand Nissan si parla di personalizzazione. Qui alle mie spalle c'è un esemplare di X-Trail, guardate l'X-Trail però, come dire, personalizzato, e lo vediamo subito dal cofano wrappato, da queste modanature dorate. Anche sui cerchi, se andiamo a guardare, c'è questo motivo dorato, gli specchietti. Stessa cosa dicasi anche per il tetto, che riprende, no, il motivo forse carbon look del cofano. E poi passando al posteriore si vedono i fari bruniti. Insomma, il cliente SUV di Nissan ha chiesto a gran voce di poter personalizzare le proprie SUV. E questo è un primo esempio. Però questo è un primo esempio, mi raccomando, non la ragazza. Ragazzi, occhio per piacere. Bene, ci spostiamo adesso dalle personalizzazioni a qualcosa di forse più concreto e più futuristico. Mi riferisco all'IDS Concept. Dietro le forme da vettura futuribile, in realtà si nasconde quello che è il concetto, secondo Nissan, di guida autonoma. 500 km di autonomia, batterie ad alta capacità, agli ioni di litio, e poi soprattutto è la prima Nissan a sfruttare il concetto di guida autonoma, ma a 360 gradi. Questo perché? Perché riesce a dialogare con le altre vetture e quindi capire se può parcheggiarsi in un certo punto, può passare in una determinata strada, può effettuare un sorpasso, insomma tutto in totale sicurezza. Non la vedremo subito, ma quella che vedremo subito invece, che ha un primo studio sulla guida autonoma, invece è la Qashqai lì davanti, che arriverà nel 2017 e dà la possibilità di stare belli comodi sul sedile di guida e godersi il viaggio, perché penserà lei ad accelerare, a frenare grazie al cruise control, penserà anche a tenere quindi la distanza di sicurezza e penserà a rimanere in carreggiata, a rimanere a seguire le strisce, grazie proprio a questo primo step sulla guida autonoma. Arriverà nel 2017 e Nissan dice che alla fine il prezzo non sarà neanche troppo distante da quello della Qashqai venduta oggi. Saremo a vedere.